Sigla. Fumo, luce e azione! Ciao a tutti ragazzi e bentornati qua su YouTube. Io sono Gianni e oggi vi voglio parlare di sound design. Ma prima di cominciare, prima di parlare di suoni, di sound design, prima di entrare nel montaggio, nel vivo dell'azione, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. È importantissimo se volete essere sempre aggiornati su ogni contenuto che uscirà su questo canale. Oggi parliamo di sound design e di come il sound effect, il suono, aumenti la qualità dei vostri video. Di come un video con il suono, con gli effetti sonori giusti, con il giusto sound design, possa creare più emozioni, possa dare più un impatto forte allo spettatore che sta guardando il vostro prodotto, il vostro video. Quanto è importante l'audio? Tantissimo. Guardate qua questi video, ci vediamo tra poco. One taking off from Hankill, heading back to Reykjavik. Blue S1 inbound, 5 minutes. Off from Hankill, heading back to Reykjavik. Incredibile ragazzi, avete visto i video, uno con e uno senza sound effect, è veramente importante creare sound effect, montare il video con i sound effect. Adesso insieme analizzeremo un attimino questo video, quello che avete appena visto, e per darvi alcuni consigli di come io metto insieme il sound design del mio montaggio, del mio video. Innanzitutto, la prima cosa che vado a fare mentre monto il video è chiaramente disattivare, quindi mutare, vedete, la nostra colonna sonora, la nostra soundtrack. In questo caso stiamo lavorando semplicemente con i nostri suoni. Dove acquistiamo, dove compriamo, dove scarichiamo i nostri sound effect? I nostri sound effect, io personalmente, chiaramente non sono stato pagato per dire questo, mi trovo benissimo con Epidemic Sound. Epidemic Sound è una piattaforma chiaramente a uso pubblico, ci si abbona con una tantum al mese e sia con la musica che con i sound effect trovate di tutto, trovate le colonne sonore, trovate un sacco di colonne sonore, ma soprattutto trovate sound effect, ok?
l'intro che avete visto, io che entro in camera con il computer che scrivo, tutti quei sound effects sono stati presi dalla piattaforma, quindi da Epidemic Sound. Per i più poveri e più disgraziati, no, per le persone che non vogliono abbonarsi per forza alla piattaforma Epidemic Sound, potete scaricarli su freesound.org, mi pare. Vi lascio comunque qua sotto in descrizione tutti i link. Free Sound è gratuito, chiaramente essendo gratuito non troverete diciamo sound di ottima qualità. Sì, a volte trovate degli ottimi sound, anch'io, cioè, io uso parecchio Free Sound, veramente quando devo fare un montaggio veloce che non è richiesto un vero sound design, che ovvero che non devo veramente avere un sound design pulito, che mi serve anche un semplice passo, un semplice rumorino, lo vado a prendere su Free Sound, anche se specialmente ormai con Epidemic Sound mi trovo veramente bene, ho già fatto l'abbonamento per la musica, quindi io vado lì a prendere i miei sound effect. All'epoca, quindi anni fa, quando ancora non esisteva Epidemic Sound e non conoscevo Free Sound, andavo su YouTube. Su YouTube c'erano un po' di sound gratuiti che potevi scaricare, anche lì qualità molto molto bassa. Niente, quindi adesso che sapete dove prendere i sound, andiamo avanti e torniamo al discorso del campanile. Il campanile, vedete, crea questo mood, ok, ma non basta, c'è il campanile e insieme al campanile ho voluto aggiungere sentite? Benissimo. E qua abbiamo il nostro intro. Non ho messo i passi perché lui sta camminando, ma è in slow motion, quindi sarebbe stato un po' troppo azzardato mettere anche i passi. Ci avevo provato, ma non mi piaceva molto l'effetto, che il suono non mi piaceva molto. Quello che ho aggiunto anche qua, se non sbaglio, vedete qua, che adesso è un po' alto, lo abbassiamo un pochettino. Comunque abbiamo messo, sentite, un po' di uccellini foresta, perché siamo in montagna, ho messo un po' di la mattina, uccellini. Bene, vedete, tre sound creano questo vibes, crea questa inquadratura che già è molto forte perché viene dal basso con un dolly in, entra in camera il braccio, mano destra con la camera e poi arriva il fade. Qua adesso vi faccio vedere un'altra cosa importante, ho iniziato ad inserire, vedete qua, sentiamo soltanto questo sound. Qua. Bene, e qua attiviamo anche questo. Perfetto, qua abbiamo. Io ho detto, sapevo chiaramente che avevo tagliato la clip successiva a un elicottero, ok? Un elicottero, vabbè, poi vi racconterò un altro video come cogliere l'attimo. Comunque, questo elicottero, questo sound effect è esattamente un audio preso, ecco qua ritorna al discorso di YouTube, è stato preso questo audio da un video di YouTube, da un documentario girato in Islanda di questo pilota di elicotteri che viaggia, insomma, in Islanda, e vabbè, c'è questa conversazione e questo pezzo qua che dice quindi dice, stiamo atterrando alla capitale dell'Islanda, Reykjavik. Quindi, poi ho aggiunto anche il sound effect dell'elicottero che si sta alzando. E la cosa importante, ragazzi, che adesso vi voglio, che poi è un tip and tricks molto importante, non potete mettermi dei gabbiani se la ripresa è stata girata in un ghiacciaio. Quindi, cercate sempre di pensare, ma se fossi lì in quel momento, cos'è che sentirei? Che, capite? Perché se siamo in uno stagno ci sta a sentire la rana sottofondo, qualche tipo animale che ha a che fare con lo stagno, no? Con quel tipo di luogo. Se siamo in città non potete mettermi, non lo so, delle rane, magari sentirete più del traffico della città, i semafori, i bip bip, dei clacson delle moto, delle bici, il ring della bicicletta, rumori che hanno a che fare con la città. Quindi è importante veramente che a volte cerchiate veramente di pensare, di essere lì in quel momento, di replicare un suono che può sembrare reale in quel momento, no? E quindi il tutto. Enough, Hankel, heading back to Reykjavik.
tutto crea questa emozione qua. Quindi lui che sta andando verso l'elicottero come se lo stessero aspettando, lui sta arrivando, no? Questo è sempre girato in slow motion. Poi qua, ok, chiaramente qua abbiamo Danny che fa la fotografia. E poi qua abbiamo l'apertura delle finestre. Ok. E qua abbiamo messo dei gabbiani, chiaramente, Lugano, lago. E poi qua, vedete, allarghiamo un po' la timeline. Qua, anche qui, sempre Nikon, qua abbiamo la Nikon. Passi, in questo caso ho messo i passi, sulla sabbia, sulla ghiaia. Qua sempre gabbiani. Qua abbiamo questo effetto Twitch. Ecco, in questo caso la transizione... Chiaramente che c'è una transizione tra la clip lago-ghiaccio. Ho aggiunto un sound effect sul glitch dell'immagine per dare quell'effetto televisione che andava molto di moda. Qua, in questo caso, ho voluto anche dare enfasi alla grotta, al ghiaccio, alle gocce di acqua. Quindi anche se non vedi esattamente che una goccia di acqua sta cadendo dal muro, però ho voluto mettere questo dov'è che è? Non è qui. Ho voluto mettere questa, ok? Sentite? Cioè crea quel vibes di mistero, lui che tocca il ghiaccio. Questo reverbero, ho messo un reverbero, quindi ho messo una sorta di delay, un po' di ritardo dell'audio, l'ho allungato. E qua ho velocizzato, quindi ho fatto... E poi sempre il Twitch. Twitch ancora, quindi... Glitch, scusate, non Twitch. E qua c'è sempre il pilota, l'elicottero. E poi qua acqua, fontile, glitch, gabbiani. E il nostro video è finito. Quindi vedete... Qua adesso riattiviamo tutto, riascoltiamolo ancora insieme, pezzettino all'inizio. E poi con la musica. Beh, chiaramente la canzone azzeccatissima, io mi ricordo ancora, ero in macchina, vabbè, ogni tanto sono in macchina, c'ho playlist a caso su Spotify e boom, salta fuori questa soundtrack, ho detto, bene, la uso per il mio prossimo showreel, alla fine l'ho usata per questo video che ha spaccato tantissimo. Quindi niente, questa è la nostra timeline, vedete, abbiamo un bel po' di suoni, suoni puliti, suoni chiari. Una cosa importante, ragazzi, che vi voglio dire adesso è... Mi raccomando, controllate sempre il vostro volume, che non picchi, quindi che non arrivi al rosso. Quindi sia intorno sempre almeno 6 decibel, che diciamo che è l'output broadcast di YouTube, del web, meno 6, del tutto il master del vostro prodotto. Quindi non è che un audio deve essere meno 6, un sound effect deve essere meno 6, tutto il resto deve essere altissimo. Ecco qua, sale un po', ma non è un problema. Però vedete, se guardate qua, faccio vedere, alzo, vedete? Quindi perfetto, non picchia, i livelli sono giusti, quindi questa è una cosa molto importante. Quindi il mio consiglio è sempre, fate tutto il sound design con disattivata la traccia audio della soundtrack, l'ascoltate. Io chiaramente su alcuni suoni tendo ad alzare un po' di più, quindi non vi preoccupate se alcuni punti come questo, dove parla il pilota, si alza un po', va sul rosso, sullo zero, perché comunque poi compensando con la musica, con il resto, si deve anche sentire. Ecco, una cosa importante, il sound effect, ragazzi, cioè i sound che applicate si devono comunque percepire, sentire, perché sennò non servono a nulla. Cioè, infatti quello che faccio poi, riascolto tutto, chiaramente in cuffia anche. Sentite? Cioè c'è l'elicottero, c'è, però non è over, non è eccessivo, non dà fastidio. Blue F1 inbound, 5 minutes.
E anche qua sul testo finale ho messo il nostro glitch effect, whatever, no? Per oggi è tutto. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi è stato utile, spero che veramente avete un attimo capito quello che è il mondo del videomaking, del filmmaking, quello che c'è dietro un video e quanto lavoro c'è dietro un lavoro di sound design, perché adesso voi l'avete visto finito, ci ho messo quattro orette forse, adesso non mi ricordo. Poi dopo chiaramente più vai avanti, più ne fai, più sei più veloce, ma non è poco importa questo, il discorso è farlo bene, pensare sempre di creare qualcosa che non sia troppo kitsch, troppo pacchiano, troppo trash, ma qualcosa che sia piacevole all'udito, perché ragazzi è importante, il video non è solo 90% immagine, 10% suono. Secondo me, e qua potremmo aprire una discussione, secondo me per il mio 60% suono e 40% video, perché il suono è subito riconoscibile. Non so se riesco a spiegare questo concetto. Il suono non lo c'è, la mente, non puoi mentire alla mente, nel senso che se sentite questo, e io qua ci metto questo suono, dite, ma come, non è possibile, no? Se metto questo suono e ne metto un altro, non è possibile, cioè c'è qualcosa che non va, no? È subito riconoscibile, quindi ragazzi, secondo me il suono è il 60% più importante del video, dell'immagine è il suono. Quindi ragazzi, metteteci veramente attenzione a questo particolare, perché è veramente importante. Bene, grazie per aver visto il video fino qua, fino alla fine. Io vi ringrazio ragazzi, se ancora non siete iscritti al canale, mi raccomando, qua sotto iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, lasciate un bel mi piace, un commento se vi è piaciuto, ditemi cosa veramente vorreste imparare e migliorare, perché sono qua per voi ragazzi, mi voglio divertire insieme a voi, voglio creare un bel gruppo. Settimana prossima uscirà un altro video, quindi rimanete qua, attivate la campanellina e che dire, that's over, è tutto. Ragazzi, vi voglio bene, al prossimo video, buon fine settimana, ciao ragazzi, ciao belli. Sì, pronto? Pronto? Non so chi sia, ragazzi, mi chiamano mentre faccio video di YouTube. Questa la metto.